Ciao ragazzi, avevo detto che forse mettevo quello di Skyrim, perché sarebbe messo. Per non annoiarvi ho fissato tutto il preludio iniziale più come si può dire, la personalizzazione del personaggio, ecco. Si può notare qui Giulio Cesare, che parla con un Ulfric malato, il bestia che non so chi potrebbe essere. E Borbocca sottovoce. Non mi fiderei. No, non è un gioco splatter. Oddio. Dovrei ricredermi. È un gioco splatter. Guarda quello là. L'hanno mirato nei talloni. Poveretto. Povera Tamriel. Peccato, volevo farti un grandissimo troll. Vabbè, era eccitato di andare subito a farsi tagliare la testa, a quanto sembra. Il mio animale preferito. Tu non riesci a vedere cos'è? Non ho capito. Non per stare sempre a parlare e giudicare gli altri, ma... Tu l'hai visto? Ma ha ucciso il boia con un fusto rodà. No, perché hai svelato la mia identità? Che tu sia dannato. Ma che diavolo vuole questo? Libertà! Andiamo. Ah, poverino. Sa volare. Corri, bambino, corri. Mi vedi in piedi, ci sarà un motivo se sono ancora vivo. Povera Tamriel. Muovi. Ok, restiamo vicino alla parete. Ah! Dovrei essere morto, ma... Muoviti, Adwar, muoviti! Non voglio ancora morire. Con chi andare? Con il seguace di Giulio Cesare? O il seguace del vichingo? Seguendo i miei gusti musicali dovrei andare insieme al vichingo.
Datti una mossa. Poverino. Non lo posso equipaggiare, lo posso anche buttare. Nel caso in cui non ve l'avessi ancora. Ah no, scusa, non ve l'ho detto. Sto giocando a medio. Di solito gioco a difficile, ma così, giusto per sfizio, non perché sono forte, anzi faccio abbastanza pena. Avanti, uscite fuori, tenati imperiali. Non te l'aspettavi sto colpo alla spalla, eh? Portacci tua. Ma da un bel effetto. Ah, il capitano imperiale che mi ha fatto uccidere, mortacci su. Sto qua no, sto qua sì. No, no. Sì. Tenimi tu la chiave. E mo potevi di prima. E vedi come rotola. Mancati, erano due. Crepa bastardo. Quanto sei brutto. Adoro vedere la mia spalla, la mia ascia insanguinata. Sì, ok, non prendetemi per maniaco però. Provo per conto dell'orco. Finalmente 8 di soldi. Non ce la faccio più. Cibo. Porto. Aia. Andiamo subito a prendere una pozione. Mazzo di ferro. Dici? Ok.
Forse quest'orco l'unica cosa che è in grado di fare è rubare. Dannati orchi. Niente. Ma ora mi spieghi come diavolo fa un cadavere con ancora la pelle a non tenere soldi e uno scheletro invece sì? Come fa? Skyrim Logic. Bertral, Jarl Ulfric, mano della tempesta. Ma devo fare tutti da solo. Ah, pure. Sto volgare cafone. Lei è un pastore. Vado a pascolare le pecore. Ok, per questo mi sa che riceverò tanti insulti, ma non per offendere. Epic fail per me. E ora epic morte per te. Ma sto... Cioè, qua vengono apposta a fregarti le uccisioni. Non siamo in un gioco online. Se magari ti muovi mi faresti un piacere. Addio alla strage di ritorno. Davvero. Allora, soldi. Azione. Altri soldi da uno scheletro. Non so dove li metta. Non me lo chiedete. Ennesima frase epica, avanti di là. Come fa a essere così stupido? Ammazzo tutta la famiglia e i parenti. Ah, epica questa immagine. Che basta così di veleno. Per chi non lo sapesse, se si rinfodera l'arma, si corre più veloce e si resiste un po' di più. Anche con l'armatura pesante. Però, ovviamente, con quella leggera si fa molto più percorso. Dove è finito quello? Ah, eccolo. Nello stomaco. Stavo digerendo un coniglio. Questo è morto. Che precisione brutta. Questo cammino invece di correre, che nervi.
Luce! E dove c'è luce significa che finisce purtroppo questo video. Ci vediamo alla prossima puntata di Skyrim, dove chi l'ha già fatto saprà dove sto andando ora. Nel sequel di Skyrim, puntata numero 1, ci sarà la missione numero 2. Incredibile ma vero. Quindi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!